Benvenuti al consueto appuntamento con il WebDG dell'Asia Hockey. Altra settimana positiva per la formazione di John Parco, che allunga a 5 la sua striscia vincente e resta in scia ad una sola lunghezza di distacco dal terzetto di testa composto da Ritner Buon, Valpellice e Valpusteria al comando della Serie A Itas Cup. Alle spalle degli stellati resiste il Milano, avversario in questa settimana al meglio delle tre partite della serie valevole per i quarti di Coppa Italia. I rossoblu, trascinati dalla coppia Valorani e Fondanive, 34 reti finora i due, stanno disputando un torneo ben oltre le aspettative e si stanno dimostrando formazione decisamente diversa da quella travolta 7-1 nel match d'esordio di questo campionato al Palaodegar il 20 settembre. Sarà un confronto davvero interessante ed aperto ad ogni soluzione, in palio la qualificazione alla Final Four, in sede ancora da definire, in programma il 24 e 25 gennaio. Fermo il campionato, tre gli argomenti importanti a tenere banco in questa settimana: il mercato, l'assemblea dell'Asia Hockey 1935 e i quarti di Coppa Italia. Sentiamo a proposito le dichiarazioni del presidente Mantovani. Presidente Mantovani, questione mercato, Asiago sul mercato nuovamente. Diciamo che abbiamo avuto una possibilità, una offerta estremamente favorevole anche in proiezione futura per i prossimi anni, con un altro giovane, sempre un italo canadese, per cui abbiamo continuato il lavoro che abbiamo cominciato a suo tempo e che si affianca al grande lavoro che stiamo facendo con i giovani, e i risultati ci stanno dando una grandissima ragione. Abbiamo visto i giovani nelle ultime partite fare grandi cose, insomma, io da quel punto di vista sono estremamente soddisfatto e so che nei prossimi anni avremo ancora altri innesti. L'importante è riuscire a mantenere il giusto equilibrio tra i giocatori che stiamo facendo crescere, che vengono direttamente dal nostro vivaio, e i giocatori che dobbiamo prelevare, no, invece dal mercato estero, soprattutto quello canadese, e che devono avere la giusta qualità per mantenere il livello che abbiamo raggiunto fino ad oggi. Perfetto, altra questione sul piatto, quella dell'assemblea dell'Asia Hockey 1935, che si terrà venerdì 28. Venerdì avremo questo appuntamento importantissimo per la storia della società. Io mi ero preso giusto il tempo, quando avevo ricevuto il mandato a metà settembre, per riferire alla società. Ora riferirò, cosa che farò in quel momento, e spero di poter rasserenare l'ambiente, pur nelle grandi difficoltà che ci sono per tutti, cioè che non riguardano soltanto l'Asiago, ma credo che abbiamo ancora qualcosa da dire. Perfetto, ultimo argomento che trattiamo con lei, la Coppa Italia. Con che spirito si approccia Asia Hockey a questa manifestazione? Io direi due aspetti. Uno assolutamente agonistico e deciso. Noi andiamo per vincere, non possiamo pensare all'altro, ma direi una stupidaggine anche dire qualsiasi cosa diversa. La verità è che noi ci teniamo tantissimo a questa Coppa Italia, speriamo che ci sia un importante cornice di pubblico che ci aiuti e che spinga, è alla meglio delle tre, quindi bisogna vincerne due. Quella di domani sera potrebbe essere un primo passo importante, e anche perché insomma noi ci teniamo poi dopo, non solo a partecipare alla finale, ma se riusciamo anche ad organizzarla. Quindi organizzare ad Asiago anche la finale Coppa Italia. Ovviamente il primo passo però è vincere. Grazie. Grazie a voi. Mercato allora è ufficiale, abbiamo sentito. Taylor Carnevale è un nuovo giocatore dell'Asiago Hockey. Il 23enne centro canadese, figlio di quel Frank Carnevale che negli anni 80 vestì le maglie di Cortina e Merano, è arrivato sull'altopiano sabato scorso e dopo essersi allenato in questi giorni con i suoi nuovi compagni potrebbe esordire con la maglia giallorossa proprio stasera in gara 1 di quarti di finale di Coppa Italia contro il Milano. Ma adesso vediamo insieme i risultati degli ultimi due turni della Serie A Itas Cup. 17esima giornata, giovedì 20 novembre, Fassa Caldaro 5-2, Valpusteria Egna 9-1, Milano Gardeina 4-1, Asiago Cortina 3-2 all'overtime, Valpellice Appiano 5-1, Ritner Buon Vipiteno 4-5 all'overtime, giocata il 30 settembre. 18esima giornata, sabato 22 novembre, Caldaro Vipiteno 2-3, Egna Asiago 3-4, Appiano Valpusteria 4-3,
Cortina Fassa 2-3, Gardeina Valpellice 2-5, Ritner Bua Milano 4-5 ai rigori, giocata il 21 ottobre. La classifica: Ritner Bua Valpusterie Valpellice punti 40, Asiago 39, Milano 37, Gardeina 28, Vipiteno 24, Appiano 23, Cortina 20, Egna 14, Fassa 12, Caldaro 7. Scusate, campionato, come detto in precedenza, fermo per dar spazio alla Coppa Italia. Questo è il programma dei quarti di finale, e meglio delle tre partite. Gara 1, giovedì 27 novembre, ore 20:30, Ritner Buam Appiano, Valpusteria Gardeina, Valpellice Cortina e Asiago Milano. Gara 2 di ritorno, sabato 29, ore 18:30 Milano e Asiago, ore 19:30 Appiano Ritner Buam, ore 20:30 Cortina Valpellice e Gardeina Valpusteria. Eventuale gara 3 di spareggio martedì 2 dicembre. Spazio ora la consueta panoramica sui nostri leoncini. Non si ferma più l'Under 20, al settimo successo consecutivo, il secondo di fila senza subire reti, che espugna con autorità il ghiaccio di Torre Pellice e resta saldamente al comando in vista del big match di domenica prossima con i Ritner Buam. Riprendono la marcia sia l'Under 18, a cui basta un tempo per piegare la resistenza del Caldaro, che l'Under 16, sul velluto in Val di Fiemme. Niente da fare invece per l'Under 14, che lotta, ma alla fine è costretta a cedere il passo contro la capolista Alleghe Rosso. Si interrompe infine anche la striscia vincente del Pergine Made in Asiago, sconfitto dal Merano, che si conferma leader del torneo di Serie B. Questi i risultati dell'ultimo weekend: Under 14, Asiago Alleghe Rosso 3-5, Under 16, Fiemme Asiago 1-12, Under 18, Caldaro Asiago 0-6, gran primo tempo, Under 20, Valpellice Asiago 0-8, Serie B, Pergine Merano 0-2. Ed ecco i prossimi appuntamenti: sabato 29 novembre, Under 14, ore 18, Asiago Pieve di Cadore, Under 18, ore 18, Merano Asiago. Domenica 30 novembre, Under 8, ore 12:30, torneo promozionale ad Asiago. Under 12, ore 12:30, Padova Asiago. Under 20, ore 18:45, Asiago Ritner Buam. Vi ricordiamo infine che sul sito internet ufficiale www.asiagohockey.it e sui social network dedicati sono disponibili news, immagini, interviste e contenuti multimediali extra per essere sempre aggiornati sul mondo Asiago Hockey 1935. Cliccateci e seguiteci sempre più numerosi. Anche per oggi è tutto, nel ringraziarvi per l'attenzione vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Web TG dell'Asiago Hockey.